Ciao a tutti, sono la dottoressa Grazia, farmacista, lavoro presso le farmacie comunali e sono qui a parlare con voi oggi dell'importanza delle mascherine, quale alleato fondamentale per ridurre la diffusione del coronavirus unitamente ad altri comportamenti virtuosi, quali l'igiene delle mani e il distanziamento sociale. Le mascherine che trovate in commercio hanno ovviamente funzioni e momenti di utilizzo diverso. Quale nello specifico potete acquistare presso le nostre farmacie? Due le tipologie, mascherine chirurgiche e mascherine FFP2 KN95. Le mascherine chirurgiche sono classificate come dispositivi medici, sono monouso, dunque non lavabili e non riutilizzabili e sono costituite dalla sovrapposizione di tre strati in tessuto o non tessuto che costituiscono una barriera efficace affinché le goccioline che vengono emesse durante il dialogo o semplicemente starnutendo o tossendo non vadano appunto a contagiare il nostro interlocutore o l'ambiente che ci circonda. Le mascherine chirurgiche dunque non proteggono l'indossatore, ma solo i nostri interlocutori e l'ambiente. Diverso invece è il caso delle mascherine FFP2 KN95. Queste mascherine sono classificate come dispositivi di protezione individuale e sono costituite dalla sovrapposizione di vari strati filtranti che fanno sì che attribuiscono a queste mascherine la capacità di filtrare più del 95% delle particelle. Da qui il loro impiego da parte degli operatori sanitari, da parte di tutti coloro che per motivi di lavoro o di vita si trovano in ambienti particolarmente affollati o esposti al contagio, nonché ovviamente anche il loro impiego è indicato anche per gli anziani o in generale per chiunque non goda di uno stato di salute ottimale. Affinché le mascherine non perdano la loro efficacia filtrante, è necessario utilizzare degli accorgimenti per poterle indossare correttamente. Innanzitutto dobbiamo lavare o igienizzare accuratamente le mani, quindi le mascherine dovranno essere prese per gli elastici. Una volta posizionate sul volto, dovranno essere fissate al volto attraverso l'apposito ferretto nasale e quindi poste sotto il mento. Bisogna evitare di toccarle, spostarle, tantomeno rimuoverle e poi rimetterle. Finito il tempo di utilizzo delle mascherine, affinché esse stesse non costituiscano una fonte di contagio, è necessario rimuoverle e smaltirle correttamente. La rimozione delle mascherine prevede anche in questo caso che vengano prese dagli elastici, bisogna evitare di toccare la parte esterna. Al termine del loro utilizzo le mascherine devono essere adeguatamente smaltite, al fine di evitare non solo problemi di inquinamento ambientale, spesso le troviamo gettate a terra, ma per evitare anche altri problemi sanitari di contagio appunto involontario. È per questo motivo che una volta rimosse le mascherine devono essere riposte all'interno di un sacchetto e smaltite nell'indifferenziata. Sia le mascherine chirurgiche che le mascherine FFP2 KN95 sono dispositivi monouso e pertanto non lavabili né riutilizzabili. Vanno rimosse quando la loro parte interna diventa umida e la loro rimozione deve avvenire in modo corretto. Le mascherine che trovate presso le nostre farmacie comunali ovviamente rispondono ai requisiti della normativa vigente, pertanto hanno la conformità CE, sono dispositivi medici e pertanto detraibili e per le FFP2 hanno anche la certificazione di dispositivi di protezione individuale.